Mal tempo, torna la pioggia, ma soprattutto una nuova mareggiata intensa domani sul Levante. Questa sera speciale direttamente su, dove nascono le allerte meteo, dalla sede dell'ARPAL e della Protezione Civile a Genova. Il ripascimento delle spiagge e la rimozione dei massi ciclopici dalla passeggiata a mare, le due priorità di Zoagli nel ripristino post mareggiata, a circa 100.000 euro i danni stimati. E continua nelle zone alluvionate della Toscana il lavoro dei volontari di Protezione Civile della Colonna Mobile della Liguria. Diverse le associazioni del Tiguglio, tre uomini della Croce Verde Chiavarese in azione a Campi Bisenzio. Un vademecum contro le truffe agli anziani realizzato dalla CNA Pensionati in collaborazione con la Polizia di Stato e la Regione. Una guida a disposizione di tutti con le tecniche utilizzate e i consigli per difendersi e sfuggire dai raggiri. Facciamo la pace, proposte e riflessioni nell'incontro a Chiavari organizzato da Ampi. In un mondo in evoluzione, la necessità di trovare nuove forme di pacifismo a partire dalla memoria. Passa il turno di Coppa Italia di Serie C, la Virtus Entella al Comunale di Chiavari sconfitta all'Alessandria per 3-0, le reti di Din Santo, Fagioli e Clemenza. Buongiorno ai telespettatori delle TG Telepace. Torna dunque la pioggia sulla Liguria, la perturbazione attraverserà però velocemente la nostra regione, tanto che ARPAL non ha diramato nessuna allerta meteo per le prossime ore. Tutta la Liguria resta di colore verde. ARPAL però ha emanato un avviso per mareggiata molto intensa per la giornata di domani, ancora sul Levante Ligure. In questi giorni è tornata la questione: perché non dividere di più i bacini di allertamento? Ne abbiamo parlato con chi fa questo mestiere. C'è chi vorrebbe dividere le zone di allertamento della Liguria poiché considerate troppo estese, in particolare i bacini C, che unisce il Levante sino a Spezia, e il B, che mette insieme Genova e Savona. La teoria è che così le allerte potranno essere più specifiche e azzeccarci di più. Non è così per la Protezione Civile regionale, che spiega che suddividere ancora significherebbe identificare meglio qualcosa che è già poco prevedibile. Settorizzare troppo, dunque, rischia di vanificare il lavoro dei previsori. Certamente per qualcuno che vive anche di turismo piuttosto che di attività, no, commerciali, è chiaro che sapere se ti piove sopra la testa è un elemento fondamentale per organizzare il tuo lavoro, la tua giornata, le scuole chiuse e quant'altro. Ma purtroppo dobbiamo dire a tutti che allerta non vuol dire disastro. Allerta vuol dire che potrebbe accadere qualche cosa che in un quadro di un dato scenario di un territorio potrebbe causare delle criticità. Però quando uno identifica già un'area che potrebbe essere il centro Levante, piuttosto che, come dire, un'indicazione geografica anche all'interno della nostra regione, io penso che abbia già fatto un lavoro straordinario. È chiaro, ciascuno vorrebbe la previsione precisa o un'allerta ad hoc per il proprio comune, ma la meteorologia è una disciplina impredicibile. Un fronte temporalesco, per fare un esempio, può spostarsi all'improvviso per il forte vento. Un territorio più ampio e omogeneo può dare una validità alla decisione. Al contrario, le regioni rischierebbero di diventare meno precise. Se noi andassimo a restringere le zone di allerta, ovviamente ci scontreremmo con l'onestà intellettuale di essere in grado di fare una previsione quantitativa, lo ripeto per la terza volta, attendibile. Perché più noi restringiamo il campo, minore è la nostra capacità previsionale. E dunque questo e altri temi saranno affrontati questa sera indirettamente su dalla sede del centro ARPAL e di Protezione Civile a Genova. Oltre all'assessore Gian Pedrone e all'ingegnere Giannoni, che avete visto nel servizio, ci saranno anche Stefano Vergante della Protezione Civile regionale e Silvia Fanti di Fondazione Cima. L'inizio alle 21 su Telepace 1 al canale 12. E intanto continua la conta dei danni per la mareggiata, 50 milioni di euro per la copertura dei danni provocati dal maltempo al sistema produttivo e ai beni privati in Liguria. Sarà questa la cifra che il presidente della regione Giovanni Toti chiederà al governo, insieme alla richiesta di estensione alla nostra regione dello stato di emergenza nazionale. Queste domande sono emerse a seguito dell'incontro tra gli amministratori regionali con le associazioni di categoria e le camere di commercio. E a Zoagli la violenta mareggiata dei giorni scorsi ha provocato la parziale chiusura della passeggiata nelle zone che non sono ancora in sicurezza. Ieri, durante il sopralluogo dell'assessore regionale Augusto Sartori, sono state evidenziate le criticità principali: l'erosione delle spiagge e lo spostamento dei massi ciclopici. Sentiamo.
L'entità del danno dovrebbe aggirarsi su un centinaio di migliaia di euro, ma oltre all'aspetto economico, a preoccupare il sindaco di Zoaglia è anche l'affronto delle problematiche emerse a seguito dell'ondata di maltempo dei giorni scorsi. I sopralluoghi hanno evidenziato la parziale distruzione del ponte di collegamento tra la spiaggia del Duca e quella di Arenella, il distacco della torretta degli innamorati dallo scoglio su cui appoggiava, lo spostamento di alcuni massi ciclopici dalla barriera di protezione del molo della Giassa e del molo Capitan Solari. Sono saltati molti tratti di collegamento dell'impianto di illuminazione e asportate alcune ringhiere. Tra le preoccupazioni del sindaco anche l'enorme quantitativo di sedime che è stato eroso dalle spiagge. L'incontro con l'assessore regionale Augusto Sartori è stato l'occasione per esporre i principali temi sui quali concentrare l'attenzione. I problemi che gli ho fatto vedere sono quelli più significativi, oltre alle passeggiate di cui abbiamo parlato all'inizio del servizio, anche i ripasci della spiaggia dove mancano migliaia di metri cubi di sedime e i massi ciclopici che abbiamo sulla passeggiata depositati, che bisogna capire come affrontare il problema. In attesa di pianificare gli interventi di ripristino delle passeggiate e di ripascimento degli arenili, sono state posizionate delle barriere che limitano l'accesso ai soli tratti in sicurezza. E altra giornata di allerta arancione invece in Toscana oggi nelle zone alluvionate. Qui continua senza sosta il lavoro dei volontari di protezione civile, tra cui anche quelli arrivati dalla Liguria. Tra i 37 partiti nei giorni scorsi, anche tre della Croce Verde Chiavarese che sono operativi nella zona di Campi Bisanzio. Li abbiamo raggiunti. C'è chi si sta occupando di liberare dell'acqua cantine e garage, chi ha coordinato una squadra di ragazzi venuti sul posto per prestare il loro aiuto. Continua il lavoro dei volontari di protezione civile della colonna mobile della Liguria in Toscana. Tra i 37 uomini partiti martedì mattina da Santo Stefano Magra nello spezzino con mezzi e strumentazione, diversi sono volontari di associazioni di protezione civile del Tiguglio operanti nell'ambito dell'ANPAS regionale. Tre quelli della Croce Verde Chiavarese che sono stati impegnati in questi giorni nella zona di Campi Bisenzio, comune di oltre 47.000 abitanti della città metropolitana di Firenze. Stiamo facendo interventi di purgo, diciamo, più che altro sono seminterrati e con dei box, e stiamo togliendo anche un sacco di roba di appartamenti che c'è purtroppo disperazione qua. Principalmente abbiamo anche usando le fotopompe con l'acqua, appunto, pompabile, quella che si riesce a vuotare in modo da poter entrare le squadre che sgombrano dai detriti, dalle macerie, potrei dire, che sono all'interno. I volontari del Tiguglio, che sono ospitati in una tensostruttura allestita alla periferia di Campi Bisenzio, resteranno in Toscana fino a sabato, quando verranno poi sostituiti da altri che resteranno altri 7 giorni. Campi Bisenzio, Prato, Quarrata, Seano sono le località dove l'ondata di maltempo ha creato i maggiori problemi. Dall'inizio dell'emergenza i vigili del fuoco hanno effettuato fino ad oggi oltre 6.400 interventi e solo in queste ore, per esempio, si stanno raggiungendo nuclei familiari finora rimasti isolati. Oggi altra giornata di allerta arancione per l'area e la preoccupazione è tanta, così come il lavoro da portare avanti. In generale è tremenda, perché c'è proprio veramente un caos dappertutto per via questa luna qua, che ha veramente fatto dei molti danni. Voltiamo pagina. Tanti consigli e suggerimenti per evitare di cadere vittima di truffe e raggiri sono quelli contenuti nel Vademecum che la CNA Pensionati ha realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato e la Regione Liguria. Questa mattina a Chiavari c'è stata la presentazione di questa pubblicazione. Un dramma dal duplice risvolto, quello economico corrispondente al valore dei beni trafugati e quello molto più profondo relativo all'autostima e alla fiducia in se stessi. Le truffe, in particolare a quelle agli anziani, lasciano una profonda ferita in chi le subisce che difficilmente si riesce a marginare nel tempo. Chi entra in casa altrui portando via denaro e gioielli porta via anche i ricordi di una vita e il più delle volte di chi non c'è più. Nel Tiguglio, pur con numeri decisamente minori rispetto ad altre parti d'Italia, il fenomeno si verifica. Il danno morale è spaventoso, al di là di quello economico, perché sotto due aspetti: vengono portati via di casa oggetti a cui teniamo, magari di non valore eccelso, ma la fede del marito o della moglie deceduta, i ricordi dell'infanzia, oggetti a cui sono legati i nostri affetti. Il secondo danno è che perdiamo
in queste persone la fiducia in loro stessi. Come abbiamo fatto, ma come ho fatto, e qui è importante l'aiuto, se c'è dei familiari, a non infierire ulteriormente contro le persone che sono state vittime di un reato così vile. Le tecniche maggiormente utilizzate dai truffatori sono quelle del falso funzionario che deve effettuare dei controlli in casa, l'idraulico mandato dall'amministratore di condominio per controllare i caloriferi, la telefonata del falso incidente al parente. Queste e altre sono state raccolte in un vademecum che l'Associazione Nazionale di Polizia di Stato ha elaborato insieme alla CNA Pensionati e che sarà messo a disposizione della popolazione. Questa azione che stiamo facendo è per sensibilizzare le persone anziane da far capire, quindi questa cosa con la Questura e la Regione Liguria ci sta permettendo di divulgare questo opuscolo in modo che così le persone riescano a capire le cose. Purtroppo si tratta proprio di tecniche particolari che effettivamente poi creano gravissimo problema, gravissimo disagio, perché al di là di quella che è la truffa poi si crea un danno psicologico veramente pesante. E noi speriamo che questo nostro servizio che stiamo facendo per la comunità che sia utile e riesco a far capire alle persone di stare molto attente a non fare entrare nessuno in casa, a non fare tante cose. La pagina diocesana all'inizio di un nuovo anno pastorale, il Vescovo di Chiavari, come consuetudine, conferirà il mandato ai catechisti della diocesi. Il ministero laicale del catechista, istituito da Papa Francesco in forma moto proprio nel 2021, è molto antico nella Chiesa. Il catechista, scrive il Papa nella lettera apostolica Anticum Ministerium, è nello stesso tempo testimone della fede, maestro, accompagnatore e pedagogo che istruisce a nome della Chiesa. Un'identità che solo mediante la preghiera, lo studio e la partecipazione diretta alla vita della comunità può svilupparsi con coerenza e responsabilità. In diocesi, Monsignor De Vasini incontrerà i catechisti domani sera nella Basilica di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Alle 19 nel cortile del seminario ci sarà un breve momento conviviale per tutti i partecipanti che alle 20:30 si ritroveranno all'interno della cattedrale per ricevere appunto il mandato dalle mani di Monsignor Giampio De Vasini. La Fondazione Autonoma di Religione Stella dell'Evangelizzazione, che è editore dell'emittente diocesana Teleradio Pace, ha rinnovato nella riunione di ieri sera la sua composizione. Presidente è stato confermato il Vescovo Monsignor Giampio De Vasini, Vicepresidente Maria Grazia Gandolfo, Consigliere di Amministrazione Don Fausto Brioni, che è anche direttore della testata giornalistica, Roberto Aicardi, Giovanna Copello, Roberto Costa e Don Federico Pichetto, che entra così a far parte del CDA subentrando a prete Rinaldo Rocca. Facciamo la pace è il tema che è stato affrontato a Chiavari in un incontro promosso dall'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. La riflessione ha fatto emergere la necessità di trovare nuove forme di pacifismo facendo sempre memoria del passato. Sentiamo il presidente dell'ANPI nazionale Gianfranco Pagliarulo. Non c'è guerra in cui la parte prima significativa, poi sempre maggiore, poi del tutto preponderante delle vittime è data dai civili. Per cui bisogna pensare a un nuovo pacifismo, un pacifismo che si propone in una forma nuova, perché non è possibile un mondo che va avanti con la guerra ai civili e non è possibile neppure in un mondo che è profondamente cambiato rispetto al mondo del Novecento. Oggi siamo 8 miliardi di persone, è cambiato tutto perché c'è un problema di cibo, di acqua, di contesto ambientale in cui vivere, che si pone in un modo completamente diverso rispetto a quello del passato. E poi c'è un terzo elemento che richiede un nuovo pacifismo, la tecnologia. L'uso dell'atomica ha cambiato la natura della guerra, perché mette in discussione, in ultima analisi, l'esistenza del genere umano. Ma la storia ha insegnato qualcosa? Perché si continua a fare la guerra? Diceva Antonio Gramsci che la storia è maestra, ma non ha scolari. E questo non dobbiamo dimenticarlo mai. E la forza, diciamo, delle forze di pace è data dalla forza della memoria. La forza delle forze di guerra è data invece dalla sola memoria della forza. Ora la rassegna stampa, vediamo i giornali in edicola questa mattina e poi ci ritroviamo per gli altri aggiornamenti e servizi di sport.
Nonna Italia, questo è il titolo scelto da Avvenire per la prima pagina. Dopo il Covid non si è fermato l'esodo dei giovani verso l'estero e chi resta si affida agli anziani. Espatriati verso i 6 milioni, il 67% è under 50. Migrantes dice hanno sete di rivalsa. L'editoriale di Massimo Calvi, se a migrare siamo noi, la grande fuga dall'Italia. Poi la protesta in Bangladesh, 4 morti durante le manifestazioni degli operai del tessile, la battaglia è sui salari. Oggi lo stop alle cure a Indi, lasciateci andare a Roma, chiedono i genitori. E poi la nota del Dicastero Vaticano: per i transessuali sia il battesimo e la possibilità di diventare padrini. E poi ancora parla il custode della Terra Santa, che oggi è ospitato alla Università Cattolica di Milano, Francesco Patton, che dice: per la Palestina serve un riconoscimento stabilito in tempi certi. Passiamo al secolo XIX, Gaza, spiragli di trattativa, la mediazione, rilascio di ostaggi in cambio di una tregua. E per i migranti in Albania, tensione tra Lega e Fratelli d'Italia, Meloni, siamo tutti coinvolti, dubbi dei magistrati sull'operazione. Si incagliano i tir in Liguria, tir incastrati in Liguria, mappe sotto accusa, aumentano gli incidenti provocati da errori nelle indicazioni delle app, i sindaci scrivono alle prefetture. E ancora dalla prima pagina del Secolo, frane mareggiate, un conto da 50 milioni, sia lo stato di emergenza in Liguria. E a Genova la procura generale va a Pinelli, numero uno dei PM, Zucca perde l'ultima sfida. A proposito di inchieste e di processi, il giudice dice il virus era ignoto, strage Covid nell'RSA, archiviata l'inchiesta. Nelle pagine del Levante, depuratore in città nessuno lo vuole ma il progetto rimane incolmata, e c'è una proposta dell'ingegnere Brizielli in pensione: costruiamolo piccolo a San Pier di Canne, e l'ingegnere dice di appunto realizzare un impianto piccolo come quello di Rapallo. Terminiamo con Sesto Levante: accessi estivi in Baia del Silenzio, spunta l'ipotesi di pagare un ticket, la novità affiora durante il tavolo di confronto tra comune e albergatori, contingentamento confermato anche per la prossima estate. La pagina dello sport, iniziamo dal calcio, passa il turno di Coppa Italia di Serie C, la Virtus Entella e i biancocelesti sono stati impegnati ieri sera al Comunale di Chiavari contro l'Alessandria, sconfitta 3-0 di Insanto, apre le danze della prima frazione di gioco, Fagioli e Clemenza nella ripresa mettono il sigillo sul passaggio del turno. Sentiamo le interviste a fine partita. Tutte le partite sono importanti, tutte le competizioni, dal campionato alla Coppa Italia. Non era una partita da sottovalutare, noi l'abbiamo affrontata nel modo giusto e siamo riusciti a passare il turno. Come l'hai vissuta questa serata in un momento in cui in campionato stavi giocando poco, hai giocato titolare e hai segnato anche un gol che ha chiuso la partita? Sono contento per il gol, ma soprattutto per la prestazione della squadra, per aver trovato appunto dei minuti importanti, perché l'importante per me è farmi trovare sempre pronto, e quello che chiede il mister io sono pronto a dare per noi, per la squadra. Ho preteso la massima concentrazione, la massima attenzione per questa partita, perché ci tenevo a passare il turno, e direi che c'è stata una buona risposta e quindi va bene così, perché ripeto, queste partite il rischio è sempre quello di prenderle un po', non dargli l'importanza che invece io ho preteso assolutamente, e i ragazzi hanno fatto bene. Tra calciatori che avevano giocato meno, altri che stavano recuperando da infortuni, insomma ha cambiato tanti uomini questa sera, qual è la cartolina per Fabio Gallo di questa serata, che cosa si porta a casa? Mi porto a casa sicuramente la qualificazione, che è un aspetto, ripeto, a cui tenevo moltissimo. E poi il fatto che Savicchi ha giocato 75-80 minuti, Clemenza ha giocato tutta la partita, ha fatto gol Fagioli, ha fatto gol Di Santo, Banfi ha giocato, insomma Cecchini. Mi porta a casa il minutaggio che hanno messo questi ragazzi e anche, ripeto, una discreta prestazione. E ancora sport, questa volta dalla redazione con Cristina Neta. Grazie Andrea, un saluto a tutti. Dalla redazione parliamo di pallanuoto, sesta giornata del campionato di Serie A1, che ha visto la Prorecco vincere sul quinto per 15-6, complice lo stop del Trieste a Brescia. Attualmente i biancocelesti si trovano soli in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio sui Giuliani e sul Savona. Tra le file della squadra allenata da mister Sukno è ritornato Allock, assente per 3 settimane a causa di un impegno con
con la nazionale statunitense. Il prossimo impegno sarà domani sera a Chiavari, quando si disputerà la finale di Supercoppa europea. La Prorecco incontrerà gli avversari del Vasas. Sentiamo a questo proposito le dichiarazioni del prepartita di Mister Sukno, poi la linea può tornare allo studio. È una finale che conta sempre di più rispetto alle altre partite, vuol dire che è una partita secca per un trofeo e coppa vale sempre un po' di più. È una squadra creata bene, anche guidata bene da allenatore Nikic, e comunque ce l'hanno 3-4 davvero buoni attaccanti, bravi tiratori, e puntano tanto su quella parte e anche sulla parte di contropiede. Sono una squadra veloce, comunque l'abbiamo già analizzato bene, abbiamo fatto tutto e stiamo cercando di portare la nostra miglior partita della stagione. Cerco di mettere i ragazzi più pronti per quella partita, perché non contano i nomi, sempre è importante di creare un giusto gruppo e scegliere i giocatori più adatti per affrontare quella squadra che ci aspetta, come Vasas, che è veloce, così puntiamo su questi giocatori 13 che ci saranno sicuro pronti per affrontare questa finale. Ma sicuro una bella difesa che ci aspetta, perché ti dà una fiducia anche in attacco quando sei bravo dietro, e me aspetto anche una bella partita del nostro portiere. Comunque dobbiamo portare una bella difesa all'inizio, che iniziamo aggressivi e poi con una bella zona, perché ce l'hanno anche i bravi centri e bravi attaccanti. Ci vuole sempre un equilibrio, ma comunque puntiamo sempre su una bella difesa. Abbiamo avuto la possibilità di organizzare la finale in nostra zona anche per i nostri tifosi, e cerchiamo di chiudere la stagione scorsa con un altro trofeo e che ripetiamo quella stagione precedente, che sarebbe bello. Chiusura allo sguardo agli appuntamenti in agenda per la giornata di oggi. Gli appuntamenti di giovedì 9 novembre. Nel sottoporticato di Palazzo Ducale a Genova c'è l'incontro con Rosaria Costa Schifani, vedova di Vito Schifani, componente della scorta di Falcone, morto a Capaci. Presenterà il suo libro La mafia non deve fermarvi, inizio alle 17. All'oratorio di San Martino a Recco alle 18.30 c'è l'inaugurazione della mostra L'apparato processionale salvato dalla distruzione, curata dalla confraternita Nostra Signora del Suffragio. È Natale per tutti, la cena di beneficenza organizzata dalla comunità di Sant'Egidio alle 19.30 all'Hotel Mediterraneo di Santa Margherita. Necessario prenotarsi al numero 347-2499-350. Un cammino di speranza è il ciclo di appuntamenti organizzato dalla Pastorale Giovanile di Chiavari. Cene e preghiere insieme a cura della comunità del Seminario di Chiavari a partire dalle ore 20. In vista dell'edizione di quest'anno di Sono tutti cavoli nostri a Lavagna, prosegue la rassegna cinematografica sul tema della natura. Alle 20.45 nella sala Campodonico di Via Cavour viene proiettato il film Siccità di Paolo Virzì. L'agenda chiude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19.15 e continua sul nostro sito teleradiopace.com e Telepace 3, canale Telepace 3. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.